Sant'Antimo. Fondata da Carlo Magno nel 781, secondo la leggenda, l'abbazia è il monumento romanico più importante della Toscana meridionale. Addentrandosi nella boscaglia, ora più fitta, il treno raggiunge il piccolo abitato di Monte Amiata Scalo, nato intorno alla ferrovia che serviva per raggiungere i paesi della montagna. In questa parte meridionale della provincia di Siena, tra le pendici del Monte Amiata e le colline che digradano verso la Val di Chiana, si stende la Val d'Orcia. È un paesaggio magico, in cui i tratti aspri delle crete si alternano con quelli morbidi delle colline etufacee, in una gradazione di colori sempre mutevole con l'alternarsi delle stagioni. Visitare la Val d'Orcia è come immergersi in un territorio in cui le opere d'arte, il paesaggio, i prodotti della terra, le tradizioni forniscono di volta in volta altrettante chiavi di accesso alla conoscenza di un luogo un po' sospeso rispetto alle normali esperienze del vivere quotidiano. Da Sant'Angelo Scalo la linea si spinge verso la Maremma, dove il fiume Orcia incontra l'Ombrone. La stazione di Monte Antico è già in provincia di Grosseto. Da qui il treno Natura riparte verso Siena, insinuandosi per un buon tratto in una fitta macchia mediterranea. Il treno sosta alla piccola stazione di Murlo, nella vicinanza di uno dei più notevoli siti archeologici della provincia. E raggiunge quindi Buonconvento, importante centro della Val d'Arbia, rientrando così nel territorio delle crete senesi.
Ogni volta il treno Natura propone soste ed escursioni diverse, a seconda delle stagioni, delle sagre e dei mercati organizzati nei paesi che si trovano lungo il percorso della ferrovia o nelle sue vicinanze, permettendo ai visitatori di scegliere il proprio itinerario e di tornare più volte a viaggiare con il treno senza mai ripetere l'esperienza in modo uguale.